Ciao a tutti amici YouTube e benvenuti in un nuovo video. Torniamo a non parlare di Japas per un po', perché c'è una cosa molto importante secondo me da segnalarvi da un punto di vista informatico. Stiamo parlando di sicurezza informatica. Avete sicuramente sentito via radio, TV o vlogger vari parlare di un virus che si chiama WannaCry Ransomware. Come c'è scritto qua, ransomware, scusate, l'ho evidenziato male. Questo tra l'altro è il blog di Kaspersky, tra l'altro. Allora, io la prima volta che ho sentito la notizia su questo virus, l'ho sentito su un video di Social TV, che è un canale che si occupa di fare controinformazione sulla solita politica schifosa e non voglio dire parolacce, perché è sempre più vergognosa la politica italiana nel mondo. Allora, cosa fa questo virus? Allora, innanzitutto, come c'è scritto qua, ci sono stati 45.000 casi di attacchi in un solo giorno, ma sarà molto più elevato, come c'è scritto pure, che ha infettato 100.000 computer. Ovviamente questo articolo è del 15 maggio, quindi probabilmente dal 15 maggio fino ad oggi, che è il 19, ne ho infettati molto di più. E qua c'è scritto che solo nel primo giorno di attacco hanno scoperto che WannaCry aveva agito in 74 paesi, tra cui la Russia, Ucraina, India, Taiwan, eccetera, eccetera. Quindi non si sa se anche l'Italia sarà immune. Tra l'altro, dicono che il sistema operativo Linux è immune, quindi non ha bisogno di aggiornare niente, a differenza della Microsoft, di cui vi parlerò fra pochissimo. Ma intanto spieghiamo brevemente cosa fa questo virus. Allora, WannaCry, Ransomware, è un virus che, come tutti gli altri, si può prendere tramite mail, scaricando qualcosa da internet, eccetera, eccetera. Allora, una volta installato, poi qua in questo blog che vi linkerò nella descrizione, c'è scritto anche come formato, da due parti, Exploit e Encryptor, che non so cosa voglia dire. Va bene, allora, diciamo che si può prendere tramite mail o scaricando qualcosa da internet. E cosa fa? A differenza degli altri virus, che si limitano solo a distruggere il computer, questo fa di più. Questo, oltre a criptare i vostri file, non renderli più accessibili, vi ricatta, cioè, nel senso che, cosa fa? Allora, vi chiede una somma da pagare per rendere di nuovo accessibili, somma da pagare in Bitcoin, avete capito? In Bitcoin. Ovviamente la somma da pagare non la dovete pagare assolutamente, non la dovete. E quindi cosa ha fatto? La Microsoft ha per difendersi, e anche per difendere i propri suoi utenti, ha messo qua un bel listone di aggiornamenti adatti per ogni tipo di Windows, escluso Windows XP. Voi cosa dovete fare? Scegliete la vostra versione di Windows e scaricate l'aggiornamento. Anche questo vi linkerò nella descrizione. Allora, ma c'è un problema. Allora, io ho scaricato da questo menu, che vi linkerò sempre nella descrizione, questi due file, cioè questi due, questi scusate, aggiornamenti, scusate se ho detto file, aggiornamenti. Allora, questo qua che è di 503 mega, l'ho aperto e mi appare questo messaggio. Ce l'ho scaricato, l'ho aperto e mi appare questo messaggio: programma di installazione Windows update autonomo, impossibile applicare l'aggiornamento al computer. Mentre questo qua sotto l'ho scaricato, è di 1 giga e 74 mega, non si apre proprio. Mi domando perché. Allora, vorrei una risposta. Poi vabbè, il blog di Kaspersky comunque sia,
dato che ho appunto l'antivirus Kaspersky, mi dice di aggiornare come sempre l'antivirus come ho fatto ieri e di fare qualche volta la scansione come ho fatto ieri. Per fortuna io non ho minacce, però non capisco perché l'aggiornamento per Windows 10 non me lo fa. Tenete conto che io prima di che io Windows 10 l'ho fatto gratuitamente, cioè prima avevo Windows 8 non so se era Windows 8.1, non lo so, non mi ricordo, penso di sì, e gratuitamente Windows mi ha fatto fare l'aggiornamento in Windows 10. Non so se dipende dal fatto che anziché comprare Windows 10 l'ho preso gratuitamente tramite Windows 8. Datemi voi delle risposte, ovviamente Windows 8 l'ho pagato, sia chiaro. Datemi voi delle risposte e mi raccomando, proteggetevi voi i vostri dati personali che avete sul PC. Ciao a tutti e al prossimo video. Ciao da Nicola.